Prendi una delle meccaniche da sempre più automobilistiche, il Volkswagen Transporter. Scegli la motorizzazione più potente, il 2000 BTD da 180 cavalli, e abbinala alla trazione integrale 4Motion. Disegna poi una monoscocca in vetro resina elegante e filante. Ecco il Wingham Micros. Nato per viaggiare, agile, compatto e facile da guidare, ma anche accogliente e completo. Lungo appena 530 cm, largo 212 e alto 289, il Micros è il classico profilato passepartout, definizione ancora più calzante per la versione 4Motion. Allestito su Volkswagen T5 con telaio longheronato e passo da 3 metri, il Micros adotta, come tutti i Wingham, una pregevole monoscocca in vetro resina a doppio guscio coibentata con poliuretano. La linea, marcatamente automobilistica, riprende in toto gli stilemi della meccanica di base, dando origine ad una scocca elegante e aerodinamica, capace di massimizzare le brillanti prestazioni offerte dal potente motore da 180 cavalli. Agile e facile da guidare su strada, grazie alla trazione integrale il Micros 4Motion affronta con sicurezza anche percorsi in fuoristrada. Eccolo allora alla prova! La monoscocca in vetro resina è, da sempre, una delle peculiarità Wingham. Frutto di oltre 30 anni di evoluzioni, regala al Micros un aspetto elegante e discreto, in perfetto stile automotive. Tutti i portelli, infatti, adottano cerniera scomparsa third di ultima generazione e serrature elettrificate Safety Lock System collegata alla chiusura centralizzata del veicolo. Il risultato, una sola chiave, permette la gestione di tutte le aperture di servizio. Ecco il vano gas, inserito sulla fiancata di destra, completo di interruttore inerziale Truma Monocontrol CS e pensato per ospitare una bombola da 10 kg. In coda, lo spazio sotto pavimento è stato dedicato al gavone. Interamente in vetro resina, sfrutta un portello posteriore a ribalta e vanta una larghezza massima di 194 cm. Da questo vano, inoltre, è possibile osservare il nuovo pavimento riscaldato Floor Comfort System. Realizzato in vetro resina e poliuretano, sfrutta un sistema interno di circolazione dell'aria calda proveniente dal riscaldatore Webasto. La fiancata sinistra ospita poi il portello dedicato all'estrazione del serbatoio del WC a cassetta Thetford C200 e il tradizionale gavone laterale sotto pavimento, all'interno del quale i tecnici Wingham hanno collocato la batteria dei servizi. Come da tradizione presso l'azienda veronese, la porta d'ingresso è realizzata interamente in vetro resina, dotata di chiusura centralizzata Safety Lock, divano porta oggetti e di specchio di cortesia, è servita da un gradino integrato. Saliamo ora a bordo. Il Micros adotta una disposizione interna caratterizzata da una dinette tradizionale affiancata da un lungo blocco cucina, con toilette, armadio guardaroba e ingresso collocati in coda. 4 posti letto, grazie alla presenza del matrimoniale basculante longitudinale e della possibilità di trasformare il living. Gli interni, eleganti, moderni e luminosi, sono disponibili in 3 diverse essenze. Ecco la recentissima Patagonia, abbinata alle sellerie Savannah. L'ambientazione, giocata sul piacevole contrasto cromatico, aiuta a dilatare gli spazi interni.
Inoltre, la collocazione sotto pianale dei serbatoi dell'acqua, inseriti in appositi gusci riscaldati in vetroresina, regala ampi spazi per lo stivaggio. Il living, infatti, offre due cassapanche completamente sfruttabili con accesso superiore e posteriore laterale e due pensili a soffitto, entrambi di dimensioni piuttosto regolari. Come da tradizione Wingham, i pensili rimangono agibili sia con letto basculante in posizione giorno che in posizione notte. Sufficientemente ampia, la dinette può contare su due divani contrapposti con larghezza superiore al metro e su un tavolo centrale con monogamba pieghevole. Ben integrata rispetto all'abitacolo, la cabina di guida presenta il padiglione tagliato, condizione necessaria al posizionamento del letto basculante di casa Wingham. L'illuminazione, interamente a LED, abbina pregevoli spot integrati nel sottobasculante a lunghi tubi inseriti alla base dei pensili. Il blocco cucina, sviluppato lungo la parete di destra, offre fornello a due fuochi can, lavello SMEV in acciaio inox, un ampio piano di lavoro. Molto curata l'aerazione, capace di abbinare finestra scorrevole, cappa aspirante e oblò, disponibile anche in versione ventilata. Decisamente cospicuo è poi lo stivaggio, con due pensili superiori, tre cassetti e altri due stipetti inferiori, collocati lateralmente rispetto al frigorifero Dometic da 60 litri. Il riscaldamento è affidato a un riscaldatore autonomo a gasolio Webuster Top 2000, inserito nel sottoscocca e canalizzato nell'abitacolo tramite una rete di 6 bocchette, a cui si aggiungono il pavimento Floor Comfort System e i gusci dei serbatoi dell'acqua potabile da 100 litri del recupero da 80, entrambi riscaldati. La zona posteriore dell'abitacolo ospita la porta d'ingresso, sopra la quale è collocato il pannello di comando dell'impianto elettrico fornito da CBE, mentre in coda ecco l'armadio guardaroba e la toilette. Questa, sviluppata ad angolo, vanta un pregevole arredamento in legno impreziosito da diversi elementi realizzati in vetroresina. È il caso del lavabo, ma anche del piatto doccia. Non manca, naturalmente, il WC, con il classico e funzionale Tedford C200 dotato di serbatoio asportabile da 17 litri. Come tutti i Wingham, anche il Micros beneficia del pratico e collaudato letto basculante longitudinale anteriore. Vanta una portata di ben 350 kg, misura 200x133 cm e offre un materasso in memory foam con rete a doghe. Il letto, servito da una finestra frontale, da un oblò e da due spot di lettura regolabili, vanta una piacevole illuminazione a tetto con effetto cielo stellato. Altri due posti possono essere facilmente ottenuti trasformando la dinette e realizzando un letto da 181x103 cm. Accanto all'ingresso, infine, ecco l'armadio guardaroba, diviso in una parte superiore per i capi appesi e in un inferiore utile, ad esempio, per riporre le scarpe. Piccolo fuori, grande dentro. Agile e scattante, il Micros 4Motion è un veicolo unico nel panorama europeo. Elegante all'esterno così come all'interno, è capace di regalare prestazioni davvero entusiasmanti, abbinando a tutto ciò un comfort sorprendente e una maneggevolezza degna di una monovolume. Il tutto, sia su asfalto che in fuoristrada.